Si conclude oggi il progetto di prevenzione e di contrasto dello spaccio di droga e del bullismo nelle scuole. Oggi giornata di premiazione, intanto ricordiamo perché nasce questo progetto. Questo progetto nasce parallelamente all'attivazione del numero verde 43002, che è stato attivato dal Ministero dell'Interno e quindi è attivo anche nella provincia di Teramo, per segnalare con un SMS gratuito ogni caso di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è nato questo progetto di incontro e di sensibilizzazione nelle scuole della provincia di Teramo, che ha portato l'anno scorso all'incontro di un team con circa 2.000 studenti e quest'anno addirittura con 2.800 studenti. Quindi una sensibilizzazione molto diretta sugli argomenti, che sono argomenti difficili comunque da trattare e da far capire anche a bambini di 9 e 10 anni, ma a differenza di quello che si può dire, che i bambini o i ragazzi sono apatici e non collaborativi, noi come team li abbiamo trovati veramente molto molto attivi e molto partecipi. La giornata di oggi, che è quella conclusiva, lo dimostra quanto abbiano partecipato nel corso dell'anno e quanto siano contenti oggi di venire a ricevere i premi. Purtroppo, negli ultimi anni, sempre più studenti fanno i conti tutti i giorni con questi fenomeni. Dai dati relativi al 2016, infatti, è emerso che il 19,4% degli studenti italiani ha assistito ad atti di bullismo a scuola, mentre il 12,1% è stato testimone del consumo di stupefacenti da parte di coetanei o addirittura di episodi di spaccio di droga all'interno delle aree scolastiche.